Ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Andrelink91. In questo nuovo video siamo su Tomodachi Life. Dunque, questa è la versione di benvenuto che ho da quando ho acquistato praticamente il 2DS. Però non l'ho mai provata, non l'ho mai neanche una volta provata. E voglio farlo con voi oggi perché ho letto che comunque sia Tomodachi Life ha avuto tantissime recensioni positive, tantissimi l'hanno portato. La versione di benvenuto, non so se è una versione a parte, una versione completa da Tomodachi Life, io non so assolutamente nulla. Quindi direi di andarla a provare in questo momento. Imposta la data e l'ora, ma prendi quella del DS, no? Ho problemi a cacciarlo perché il 2DS XL ha l'attacco sotto, è un attacco scrauso, infatti non mi piace, preferisco l'altro attacco, quello classico della micro USB. Questa è una mini USB, quindi è abbastanza precaria. Il pennino cicciotto dell'N2DS. Comunque sia, esce da qua sotto, quindi il cavo sta collegato così, mi dà molto fastidio. Ma questo N2DS XL lo userò per pochi let's play, comunque sia. Dunque, 19.749, ok, l'ora è giusta, procediamo allora. Spero non ci sia un uso smodato del pennino, perché mi dà davvero fastidio. Un angolo di paradiso, sarebbe in mezzo dell'oceano. Questa è la tua isola, tutto ciò che devi fare è darle un nome. come la chiamo? Isola Zaguardo. Un nome davvero fantastico. Cacchio, ti credo che è un nome fantastico, ma io di questo quale vuoi? L'isola Zaguardo è di tua proprietà. Il mio che ti somiglia, che ancora non ho fatto, può iniziare una nuova vita qui come primo abitante ufficiale. Innanzitutto creiamo un me che ti somigli. Sono un bel maschietto. Viso a palla. Facciamolo così. Sì, ok. Altezza massima e panza massima. Ok, impostiamo la voce di questo mi. Quante ne vuole? Va bene. Vabbè, mamma mia. Movimenti. Una cosa normale. Salviamo il Mi e iniziamo finalmente Tomodachi Life. 10 minuti per questa cosa. Ok. Molto aperto, spontaneo, impulsivo, ottimista e approssimativo, a volte agitato. Agitato. Veramente io sto sempre allegro, non c'ho un cavolo a cui pensare, veramente, però. Vuole sperimentare tutto ed è in grado di fare amicizia con gli sconosciuti di un lampo. Riesce a divertirsi anche nelle situazioni più difficili. Hai creato il tuo sosia. Link91 non vede l'ora di iniziare la sua nuova vita sull'isola Zaguardo! Appartamenti Mi. Questo edificio ospita degli appartamenti. Bene. Oh. Che bello. Sono io. L'altra videocamera non funziona. Tocca e entra per accedervi. Vediamo allora come va. Ciao, io sono Link. Aspetta, sbaglio, ci somigliamo. Ti ho fatto io. Tocca il fumetto per vedere cosa ha da dire. Hai fame. Andiamo a fare acquisti. Tocca pure spendere soldi. E il negozio di inventari è aperto. Prova a comprare qualcosa che piace a Andrelink91. Oh, cappuccino, iniziamo bene con il cappuccino. Patatine fritte. Spaghetti al ragù, da buon italiano. Ma compriamo, facciamo stare Andrelink leggero. Compriamo un cappuccino. Compriamone due. Così anche per domani ce l'ho. Insalata, ne compriamo due pure di questo. Stiamo leggeri, devo fare carampo alla panza. Sapete che vi dico, al diavolo, compriamo pure spaghetti al ragù e via. E grazie, arrivederci anche a lei, signore, è stato molto gentile, molto cordiale. Ora dovete mangiare al Link91, entriamo nell'appartamento come dei ladri furtivi, oppure gli scassiniamo la porta, entriamo comunque. Il mio ha un problema, posso entrare per favore? Ecco, grazie. Diamo da mangiare spaghetti al ragù o l'insalata. Usa lo stilo per trascinarla. Ma con tutto il piatto se la mangia, c'aveva davvero fame, c'aveva. Uno degli alimenti che gradisce molto. Beh, mi piace l'insalata, è vero?
risolvi i problemi e la loro felicità aumentare. Se la fai aumentare abbastanza potrebbe accadere qualcosa. I Mi hanno gusti differenti, in base a ciò che da loro ti vorranno meno bene o più bene. Sì, stavo premendo. Quest'isola è un po' solitaria. Sarebbe bello scambiare due chiacchiere con qualcuno. Potrei importare gli altri Mi degli altri 4 DS che ho. Ho un 3DS, un 3DS XL, un New 3DS XL e un 2DS normale più questo. Sono 5. Cavolo, ho 5 console della famiglia 3DS, dell'ottava gen. Oh, creiamo un Mi da capo, da zero? Ok, femmina allora, subito! Con le guance rosse, i tetti pizzicotti che ci pia. Aspetta, se le mettiamo ad altezza precisa sembra che stia sorridendo. Mi chiedo che tipo di ricerca abbiano fatto gli sviluppatori del... che hanno lavorato col 3DS, perché davvero certe cose sono assurde. Ma queste a parte che vengono anche dalla Wii. Ecco, con la bocca a culo di gallina, perché le ragazze di oggi vanno sempre in giro con la bocca a culo di gallina, si fanno sempre le foto con tipo... Che profilo, che roba devo scegliere? Ah, nickname! Sarebbe da chiamarla indemoniata, ma... Pozzo! Beh, lasciamo perdere il nome. Movimenti abbastanza rapidi, modo di parlare... molto diretto, perché la donna è sempre, ha modo sempre di parlare molto diretto. Espressione molto intensa, molto seria la donna. E nel complesso è molto normale. Una persona che si chiama Pozzo si è appena trasferita qui. Ma perché l'ho chiamata Pozzo? Maledizione. Presentati. Pronti, chi è? Oh mio Dio, un brutto signore è entrato. Cioè, come ciao? Ah, è contenta? Ok. Un po' troppo bassetta. Io che faccio ridere una donna mi pare un po' strano. Ma è così facile fare amicizia con delle donne? Osservare attività quotidiane, aiutarmi a risolvere i loro problemi sono solo alcune cose che puoi fare in Tomodachi Life. Man mano che gli abitanti aumentano, verranno aperti nuovi posti. Tocca l'icona dei lavori in corso sulla mappa per sapere come sbloccarli. Quando i Mi si conosceranno meglio, potrebbero formare delle coppie. Chissà, magari potrei assistere anche al loro matrimonio. Aspettate, poi un giorno una coppia sposata potrebbe dare alla luce un bebè, quindi implica che lei partorisca un bebè. Perché un uomo non può partorire, il problema però... Si possono far sposare anche un Mi maschio e un altro Mi maschio. Come lo partoriscono questo bebè? Diamo un'occhiata, ecco, diamo un'occhiata come... Sorpresa, abbiamo avuto un bebè. È divertente immaginare che aspetto avrebbe Bè. Lo dico ora. Io non voglio figli. Per il momento proprio no. In Tomodachi Life, versione di benvenuto, puoi registrare fino a un ulteriore Mi e risolvere fino a 5 ulteriori problemi dei Mi. 3 capi d'abbigliamento da regalare Mi. Ah, ma questo è un piccolo assaggio di Tomodachi Life. Posso anche salvare il gioco? No, non salvare per ora. Per ora non salvare, andiamo avanti. Andiamo a questo municipio. Penso che a questo punto farò solo questo episodio. Devo anche registrare un bebè, proprio come la vita reale, quasi. Registra un nuovo Mi, elenco dei Mi, album. Ciao, album, non lo so, devo farmi la foto? Menù dei cibi. Gli spaghetti a ragù dovrebbero essere al primo posto, ma voi non capite nulla. Scusa, le insalate dove le hai messe? Spiaggia! Andiamo alla spiaggia, andiamo a farci un bagno. Pare che adesso non ci sia nessuno. È per quello. Posso guardarmi un po' intorno? Oh. La visuale è molto ristretta, la visuale che posso guardare. Niente. Boh. Non lo so, quindi questo cosa... Quindi questo è quello che posso fare su Tomodachi Life. Versione di benvenuto. Entro, Andre Link, ti vengo a rompere un po' le balle. Hai dei problemi? Buonasera. Cos'è? Perché mi guardi sul cosa significa la vita? La parola Tomodachi. Tomodachi amici. In giapponese significa proprio questo. Cacchio, un po' di giapponese lo conosco. Non è che guardando 10.000 anime al giorno non capisco niente di giapponese, scusami.
Ero ironico, eh. Non ne guardo 10.000, molti di più. Un farmaco per il raffreddore. Va bene, che problema c'è? Cos'hai? Cerco sempre di partecipare ai discorsi degli altri. In effetti è vero. Però tante volte pure devi stare zitto e guardare. Siccome hai fame, ti do gli spaghetti al ragù che no, compra. Aspetta, fermati, fermati, via, via. Pure troppo. Siamo tutti contenti, quindi io direi di terminare qui questo primo ed unico episodio di Tomodachi Life. Non è che sia particolarmente interessante, magari andando più avanti. Magari andando avanti migliora anche, ma non mi ha fatto una buona impressione per questo momento. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!